Il Cosia è il fiume dei Comaschi, poco vissuto a dir la verità dai cittadini, perché all'ingresso di Viale Giulio Cesare si infila sottoterra per poi gettarsi dall'altra parte della città nel lago vicino al monumento ai caduti. E la parte scoperta non è mai stata simbolo dell'acqua limpida e cristallina, tutt'altro. Il problema degli ultimi mesi però non riguarda sversamenti o inquinamento, quanto piuttosto la manutenzione del letto e degli argini, che nei pressi della città sembra totalmente assente. Al punto che, vicino all'incrocio tra Via Moro, Palestro e Viale Giulio Cesare, gli arbusti diventano veri e propri alberi. Sterpaglie e piante che, qualora il mite Cosia dovesse ingrossarsi, diventerebbero un ostacolo. Il torrente è lungo 16 chilometri. Nasce sul Monte Bollettone, a poco più di 1300 metri di altitudine. Attraversa Albese con Cassano e Tavernerio, per poi scorrere verso Como. Da Via Pannilani in poi resta scoperto per poche centinaia di metri. Nel corso della prima parte la cura degli argini è accettabile, nella seconda però, vicino al punto in cui il Cosia inizia a scorrere sottoterra, si è sviluppata una vera e propria selva, risultato di mesi, se non di anni, di noncuranza. Conosciamo bene la situazione, risponde Mario Lucini, sindaco di Como e geologo. Purtroppo però non possiamo fare molto, i corsi d'acqua secondari sono a nostro carico, ma il reticolo principale è competenza di Regione Lombardia. Prima della pausa estiva avevo chiesto agli uffici di mettersi in contatto con il Pirellino. Avevamo già organizzato un incontro, conclude il sindaco di Como. Torneremo a chiedere alla regione un intervento.